noi che produciamo vino è da tanti anni, cioè dai miei antenati alla fine del 600 già producevano i vini, però questo vigneto è un vigneto storico perché tra l'altro è stato piantato 50 anni fa, è stato reimpiantato perché chiaramente le viti hanno anche la loro vita, però è stato ripiantato 50 anni fa con il vitigno Barbera, questa qualità che diciamo siamo sui 400 metri, siamo sulla collina di Pinerolo, l'unico vigneto importante è rimasto. Questa zona si chiama zona San Maurizio perché è vicino alla Basilica di San Maurizio, dedicata alla Madonna delle Grazie, e qui si fanno dei buoni vini, siamo arrivati anche a una gradazione notevole l'anno scorso con 14 gradi e mezzo della Barbera che abbiamo imbottigliato e che ripeto è un vino notevole. Nel Pinerolese c'è una lunga storia di viticoltura, ma quella rimasta è ancora una viticoltura importante e abbiamo diverse DOC, abbiamo la Barbera DOC è importante, il Dolcetto DOC, abbiamo due vini caratteristici che sono il Doudenry che è una lunga storia che deriva dai tempi di Enrico IV che era venuto in Italia e in quell'occasione fece fare un vino da questa uva rosata che tra l'altro ha dei grandi grappoli di color rosa e viene fuori un vino che sembra rosato ma invece è Doudenry, è così chiamato Doudenry e che viene appunto prodotto in due o tre aziende nel Pinerolese. Poi abbiamo il famoso Ramier che è veramente un vigneto eroico di montagna che è sopra i 1000 metri a Pomaretto dove la provincia tra l'altro ha investito molto per mantenere in piedi questi vitigni arroccati sulla montagna dove viene fuori appunto il vino Ramier che deriva appunto dal nome dei rami, le ramie che erano i rami delle viti e di qua è venuto fuori il nome Ramier dove è una miscela di più uve che però è importante ed è molto ricercato anche perché è prodotto proprio come prodotto di nicchia, è fatto di minime quantità.